Gli sportivi molisani premiati per impegno e dedizione nella ormai tradizionale kermesse, le stelle di Natale, un anno di sport, una vita per lo sport. Appuntamento che come ogni anno vede sfilare Isernia ai migliori talenti dello sport e che si prodiga affinché la cultura sportiva venga divulgata su tutto il territorio regionale. Tecnici, dirigenti, atleti a cui sono state consegnate le benemerenze sportive. La manifestazione Le Stelle di Natale, un anno di sport, una vita per lo sport, è una manifestazione che il CONI organizza annualmente. Ormai da moltissimi anni, una manifestazione radicata sul nostro territorio dove vengono premiati i dirigenti, i tecnici, gli atleti e le associazioni o le società sportive che si sono contraddistinte in quest'ultimo anno sportivo sul nostro territorio. È un momento di unione, un momento di condivisione, un momento di promozione dello sport che è fondamentale, quindi noi tutti insieme in questa giornata vogliamo assolutamente applaudire e sostenere coloro i quali in ogni singola giornata promuovono lo sport nel nostro Molise. Un anno importante, il plauso va assolutamente a tutti gli organismi sportivi, ai dirigenti, ai tecnici, agli atleti, a tutti coloro i quali quotidianamente si impegnano per promuovere lo sport sul nostro territorio. Un anno nel quale noi insieme stiamo lavorando per far sì che lo sport sia al centro della nostra regione. Tra i campioni che hanno partecipato alla premiazione anche la cestista Katrin Res, che ha portato la sua testimonianza di donna, atleta e madre. Per il Molise si conclude un anno all'insegna dello sport, con il ritorno di un assessorato interamente dedicato al ramo. Qui parliamo di atleti che dal lato dell'umanità, proprio della persona, hanno dato tanto, perché poi loro sono anche degli esempi, questi campioni, per i nostri ragazzi e per la società. Quindi davvero un momento oggi di riflessione importante al culmine di un'annata ricca di risultati sportivi importanti. Torna anche l'assessorato allo sport dopo tanti anni. Con questa legislatura il presidente Roberti ha voluto riassegnare questa delega, che è sempre stata negli ultimi anni in capo ad un consigliere. Invece questa volta c'è insomma davvero un assessorato dedicato, quindi un assessorato con, chiamiamolo, con portafoglio, tant'è che anche in quest'ultima sessione di bilancio che si è completata negli ultimi giorni sono state insomma appostate delle somme importanti sul bilancio proprio per riprendere la promozione sportiva, ma soprattutto l'organizzazione di grandi eventi.